Il Forum CSR è giunto alla decima edizione. Da alcuni anni si avvale della collaborazione del CESPI sul tema dell'inclusione finanziaria e dell'integrazione sociale. Com'è cambiato il profilo del cliente immigrato in questi anni? In questi anni è cambiato molto. Quando abbiamo iniziato questa rilevazione con il contributo di ABI e delle banche, il cliente migrato era quasi sconosciuto, meglio, era nel portafoglio delle banche, era già cliente delle banche, ma le banche non prestavano ancora l'attenzione. Principalmente entravano in banca perché il loro datore di lavoro gli chiedeva di aprire un conto corrente. Da lì è iniziato un processo molto interessante in cui il sistema bancario ha dato una risposta molto forte e nell'arco di 5 anni più del 70% dei migranti adulti oggi ha un conto corrente presso una banca o BancoPoste. In questi anni però si è modificato fortemente il profilo del migrante da un soggetto che si approcciava al sistema finanziario. Oggi abbiamo che circa il 36% dei migranti con un conto corrente appartiene a un profilo finanziario evoluto. Profilo finanziario evoluto vuol dire che utilizza almeno 6 prodotti bancari e ha una familiarità con il sistema. Non solo, è un cliente fedele che può essere fidelizzato. Più del 35% dei migranti hanno un conto corrente in una banca in Italia da più di 5 anni e questo è un altro aspetto. Ma l'aspetto forse più interessante è che il migrante si sta integrando nel sistema economico, quindi è portatore di attività imprenditoriale, l'8,6% delle imprese italiane sono imprese a titolarità migrante, sta iniziando a accumulare un proprio patrimonio e quindi il risparmio e la protezione del risparmio diventano delle opportunità. Ha iniziato a stabilizzarsi in Italia, ha acquistato casa, i mutui sono continuati a crescere in questi anni nonostante la crisi. Ha fatto ricongiungimenti familiari, ci sono i figli, oggi ha un bisogno di protezione che 5 anni fa non aveva. Ad esempio, tutto il comparto assicurativo che 5 anni fa era molto marginale rispetto al migrante, oggi il migrante chiede protezione del risparmio, assicurazioni, chiede di poter fare investimenti in Italia e questo è un altro tema importante. Accumulare patrimonio significa anche chiedere opportunità di investimento. Quali saranno quindi le sfide dei prossimi anni per l'inclusione finanziaria? Le sfide sono su due piani. Un primo piano riguarda proprio questa fascia di clienti ormai evoluta, che sostanzialmente è molto simile alla clientela italiana, ma che per esempio ha ancora delle sue particolarità. La più importante, è l'accompagnamento all'estero. Il migrante non solo in tema di rimesse, ma in tema di investimento e soprattutto in tema di attività imprenditoriale. Una percentuale sempre più grossa di imprese che a titolarità immigrata fa import-export con il proprio paese di origine. Ed è un dato che abbiamo rilevato grazie alla collaborazione con l'Istat e con l'ICE, che è un dato estremamente interessante, che dà delle potenzialità, ma richiede anche degli intermediari finanziari in grado di fare questo mestiere. L'altro aspetto è l'inclusione finanziaria di chi ancora non è finanziariamente incluso, che vuol dire i nuovi arrivi, e che vuol dire chi ancora si trova in una situazione di esclusione finanziaria. Questa è l'altra sfida perché chiaramente i numeri si fanno diversi, per cui mentre prima si doveva bancarizzare 4 milioni di cittadini, oggi chi non è bancarizzato è solo il 30%, quindi anche la sostenibilità di un'azione di questo tipo cambia.